Tutto pronto per le elezioni dei nuovi consigli provinciali. Domenica 15 gennaio dalle 8 sino alle ore 20 si vota a Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia, dopo la prima data prevista per lo scorso 8 gennaio ma successivamente rinviata per le condizioni climatiche proibitive che hanno colpito l'intera Puglia. A Lecce si vota per eleggere i 16 nuovi consiglieri di provincia che per i prossimi due anni sederanno sulle poltrone di Palazzo dei Celestini le liste presentate. Riprendiamo a costruire con Gabellone presidente l'attuale numero 1 della provincia di Lecce, Salento popolare di ispirazione centrista e Salento bene comune in riferimento al centro-sinistra. 1.253 i votanti tra consiglieri comunali e sindaci. A Brindisi sono due le liste scese in campo: Terra di Brindisi, nata dall'unione di Conservatori Riformisti, Noi Centro, Unione di Centro e Fratelli d'Italia, e la lista Uniti per Brindisi, guidato dall'attuale presidente della provincia Maurizio Bruno, di cui si è parlato tanto in riferimento al sodalizio tra Partito Democratico e Forza Italia e che ancora fa discutere. A Taranto presentate quattro liste di candidati e non più tre, in seguito alla decisione del gruppo Cordi di scendere in campo con una lista unica composta da 12 elementi e non più con Forza Italia, UDC e Area Popolare. Anche il PD presenta nella sua lista 12 candidati, mentre 8 sono quelli della lista alternativa Ionica. Il nuovo consiglio sarà sempre guidato dall'attuale presidente Martino Tamburrano, seppur caduto dalla carica di sindaco di Massafra. Infine a Foggia 5 liste con 39 candidati a consiglieri provinciali, in sostanza ci si aspetta uno scontro tra i civici di Rosario Cusmai e i democratici di Angelo Riccardi contendersi la vicepresidenza di Palazzo Dogana, che per altri due anni sarà guidata da Francesco Miglio.